Ringrazio innanzitutto per l'intervento. Non posso non affermare che siamo sensibili alle richieste del settore dei professionisti, perché insomma, più spesso abbiamo audito rappresentanti della categoria e le domande spesso sono le stesse, nel senso che si chiede veramente un aiuto per i professionisti che tra l'altro danno anche una gran mano allo Stato per quanto riguarda lo svolgimento di adempimenti da parte dei privati e imprese. Volevo fare una domanda sul sostegno alle start-up, visto che ne ha parlato, e mi scusi se chiedo solo su questo. Volevo chiederle se secondo lei è necessario, o sarebbe necessario, uno sgravio contributivo per l'apertura di nuove aziende, nuove imprese, nuove attività, soprattutto appunto parlando di start-up e per giovani magari non solo sotto i 35, magari anche sotto ai 40 anni. Se fosse così, secondo lei, in questo periodo particolare dove è necessario sostenere non solo le imprese che ce la fanno, ma anche le nuove imprese, secondo lei potrebbe essere una misura opportuna? Grazie. Allora, la prima domanda è sugli interventi delle pre-start-up. Senz'altro sì, noi già nel passato avevamo presentato le proposte di fare un'iniziativa Giovani per i Giovani, l'avevamo chiamata, l'abbiamo presentata anche qualche tempo fa. Cioè, cosa voleva dire? Praticamente start-up di giovani, imprese e professionisti che intendessero iniziare una loro attività professionale, poteva addirittura, se assumevano personale dipendente, giovani al di sotto di una certa soglia, visto che adesso voi nel DL bilancio l'avete messa a 36 anni, potrebbe andare bene, che il giovane imprenditore o il giovane professionista che assumesse anche un dipendente fino a 36 anni potrebbe non pagare contributi e non pagare ritenute, imposte fiscali, quindi agevolare sia il professionista o l'imprenditore che inizia una nuova attività che sia anche il lavoratore dipendente, quindi potremmo coniugare insieme due attività diverse, favorendo sia un'occupazione sia anche un avvio di un'attività di start-up. Quindi sicuramente in un momento di criticità come questo, privilegiare un sostegno per questo tipo di attività lo condivido perfettamente. Potrebbe essere una bella misura da riconoscere.